Felice regresso, figli della me. Ho il cappellino dei ninja. Tasto. Siamo tornati qui, finalmente, in Piemonte, Piemonte, la regione più bella di tutte. Tutti vogliono essere piemontesi, perché è meglio degli altri paesi. È l'inno del Piemonte, è scritto da me. Ma bellissimo, proponilo subito alla Lega, che te lo prendono in due secondi. Ragazzi, cominciamo subito ad ascoltare questo fantastico nuovo singolo di J-Ax, featuring Mr. Rain. J-Ax lo conosciamo e ovviamente sappiamo che sta nella sua zona, questo maledettissimo... zona di comfort. Bisogno di stare nella sua zona di comfort. E Mr. Rain invece è un ragazzo molto forte che uscì qualche tempo fa anche da X Factor, che ha fatto un fantastico percorso con una buona fanbase. Lui ha una sua fanbase molto particolare. Lui anche se non percorso, che faceva le ruote, poi c'era da scavalcare, poi faceva il passo del giaguaro, poi doveva saltare nella pozza con i coccodrilli con la corda. Beh, fantastico. Poi entrava dentro le quelle case di legno con dentro i mostri e doveva aprire le porte. Ah no, quella è la Takeshi Castle forse. Vabbè, comunque Mr. Rain ha una sua grandissima fanbase e effettivamente, parallelamente a quello che è il rap mainstream, per quanto riguarda la mediaticità del rap che viene distribuito, Mr. Rain comunque continua a fare i suoi numeri con la sua fanbase. Un po' di nicchia, nel senso, non è mainstream di spicco. Ma noi avevamo già fatto qualcosa di Mr. Rain, mi ricordo, anni or sono. Forse qualcosa avevamo parlato, sì, forse qualcosa avevamo fatto. Forse lui un video su una scogliera, non mi ricordo. Madonna, la scogliera no però. La canzone si chiama... è napoletano che fa i video sulla scogliera. No, penso di Brescia. C'è Marco Columbro che mangiava la pasta allo scoglio in piscina. Te la ricordi? Che no. Stava a bordo piscina, che mangiava la pasta allo scoglio dentro l'acqua, mangiava direttamente. Via di qua, featuring Mr. Rain, J-Ax. Non c'è neanche il video? È uscita stanotte. Non c'è il video, è uscita la canzone. Sì. La canzone da ascoltare, pensa a te che novità. Mi guarderò allo specchio ma sarò diverso. Siamo la somma degli errori che abbiamo commesso. Allora, da bambino il primo amore dura quanto una stella cadente. Non dura tutta la vita ma la cambia per sempre. Ma crescendo poi capisci che ogni ma volta cos'è? Ultimo peggio della prima. Qualcuno che sembra chi fa una domanda. Qualcuno che non riesce a capire. Sai dove vai? Insegnarmi a vivere. Cos'è l'impegno non lo sai, tanto qua non sbatti. Vuoi la rivoluzione? Sì, ma fatta dagli altri. Papetti con lo schifo per il cibo e l'odio per gli specchi. E nei momenti peggiori. Ma riprende questa roba, Che ci sono due lati della medaglia di questa canzone. Sì, primo lato è la merda. Esatto. È ascoltabile, non è brutto il pezzo. Il primo amore non dura una vita intera, ma ti cambia la vita per sempre. Sempre fede. Produzione è molto interessante. Allora sai che c'è? Ok. Due lati della medaglia che sono totalmente speculari e reversabili. Possiamo iniziare dal lato brutto, che almeno mi sfogo. Allora, musicalmente io l'amore è una cosa più lontana. L'amore dura come una stella cometa. Ma baffa! Madonna, ste frasi da smemoranda scritta da Fabio Volo sotto veramente wallamento di wallera. E poi non è che t'abboffano la wallera, dice vabbè almeno la wallera mi diventa più grande, no, t'abboffano solo i quarks, ci squass, e una volta che è rotta quella la wallera non funziona più. Parliamo di target, non è il nostro target, sicuramente non è una canzone scritta per me, te, che affrontiamo la vita in maniera differente. Che tipo di target può avere una canzone del genere? Il ragazzo depresso, la ragazzina che viene... Non lo so, allora l'unica, ti dico e riconfermo che l'unica cosa bella di sta canzone è il messaggio. È quello il discorso. E però devi saperlo leggere fra le righe. Allora, cioè, anche tanto, è abbastanza esplicita, eh? Beh, però sono solo due frasi in tutta la canzone che sono secondo me fulcro, che ti fa capire per chi è stata scritta questa canzone. Quando ritorna due volte il discorso del quando stai male per amore, arriva qualcuno e ti dice ma devi mangiare. Quindi è rivolta a quelle persone che non siamo noi, che abbiamo un problema opposto, che le delusioni non mangiano, deperiscono. Un argomento che non è stato esplicito ma implicito è l'anoressia, come mi è arrivata a me la canzone. Quando tu mi vieni a dire c'è qualcuno che ti dice mangia perché non capisci che stai male e vede solo che non mangi, cioè io ho conosciuto ragazze, però aspetta, purtroppo ho conosciuto io ragazze, non penserei, a me è arrivata così, ti dico quello che è arrivato a me, quello che ho sentito io non era una cosa d'amore, del fatto no sono depressa, delusione per amore. Io ho sentito proprio una delusione.
confusione cosa... adolescenziale. Di quando sì. non sai come prendere le cose, le prendi male. Sì, che non è soltanto per forza l'amore, ma, ma anche qualsiasi cosa che ti può capitare. Beh, però era Il problema era quello. Allora, lui diceva gli errori, rifai, fumi e bevi, va bene. Però il discorso è abbastanza palese che era... Non è una delusione d'amore, io non l'ho sentita delusione d'amore. Parla tutto d'amore, vogliamo leggere il testo? Se vuoi sì, io non l'ho vista come delusione d'amore perché in realtà c'è dietro di più per quanto riguarda... Allora, però che, mi devi far parlare un attimo perché abbiamo sì. cambiato discorso e non ti ho detto che cosa non mi è piaciuto a me. Cosa? A me non è piaciuto il mood della canzone, questa roba di We Are The World fatta in questa maniera dell'apertura, del no, tranquillo, dai che ci provi. Sembravano di quelle canzoncine fatte motivazionali. Ma magari è proprio quello l'idea. Ma... è uno spot televisivo motivazionale quello. Non è una canzone motivazionale come potevano essere le canzoni del disco di Axe, Super Punk, dove a un certo punto trovi delle motivazioni, cioè ma non tutti serve la spinta, a volte ad altre persone serve anche la carezza e l'abbraccio. Questa roba di We Are The World avere lo non capisco il target, ma non puoi avere lo stesso approccio con Fada e non puoi avere lo stesso approccio con che cazzo ne so, Dolce Unicorno. Io non penso mai, la mia vita di 20 anni e sento di non sapere nemmeno dove sia adesso, quindi la sua vita. Mi guarderò allo specchio ma sarà diverso. Magari parla per gli altri. Siamo la sua vita nel senso di guardare la vita, della delusione della vita. Sì. Siamo la somma degli errori che abbiamo commesso. Smemoranda 2006. Da bambini, però non sta parlando d'amore ancora. Sì. Da bambini impari a odiare chi ti ha fatto male e ancora non parla d'amore. Credi che ferirlo sia l'unica soluzione, ferirlo chi ti ha fatto male, ma quando cresci diventi grande che impari a perdonare chi prima ti ha spezzato il cuore. Ti ha spezzato il cuore. Non è spezzato il cuore, non è indirizzato per forza a un amore. E poi c'è il primo ritornello, il primo amore dura quanto la stella cadente. Ok, ritornello. Capito. Non dura la vita ma non cambia per sempre, ma cresco e poi capisci che ogni volta sembra peggio del precedente, ok. Cioè, no, ok, fermati un attimo, sì. Perché sennò tu dici ok e dici non parla d'amore. È chiaramente una canzone di... parlava di un uomo? No, ferirlo, chi ti ha fatto male. Come essere umano, ferirlo. Ok. Non è che possiamo mettere gli asterischi come i tuoi amici tutte le volte. Sarebbe bello. Sì, qua dice: il primo amore dura quanto una stella cadente, ma ti cambia per sempre. E poi deve fare tutto il depresso. Ogni volta è sempre peggio della precedente. Cioè, ma non è chiaro. Vero che è sempre peggio della precedente. Ma lo dice lui, infatti, perché deve acquacquare le ragazzine. Seconda che volta sono che c'è la visione d'amore, diventi apatico come me. Esatto. Ritornello insieme. Nei momenti peggiori c'è qualcuno che ti parla e che ti viene a dire mangia, che devi mangiare. Quindi io, che ti ripeto, ho conosciuto ragazze che hanno avuto questo grave problema, che si sono lasciate tra virgolette deperire, hanno avuto il rifiuto del cibo come reazione alle delusioni, ti dico guarda che è chiaro che è un messaggio implicito, non esplicito, a qualcuno. Secondo me è chiaro che questa canzone è dedicata a chi soffre di quel disturbo. Ok. Ma è un disturbo affettivo innanzitutto, quindi è una canzone che serve a dire non prenderla così male, perché la vita sbagli, ma serve a crescere e hai bisogno di questo. E capisci che una persona, maschio, donna o asterisco che sia, sì, non tutti sono come noi, quindi ci sono persone più fragili che prendono le cose in maniera più drammatica e non è che puoi andare lì e scuoterle come servirebbe a noi. Ad alcune persone hanno bisogno anche della canzoncina. C'hai ragione anche tu, però. Lo so che c'hai ragione anche tu, ma secondo te a me piace questa canzone? Ma Wallerato la Waller, te l'ho detto prima, vai a vedere un po' dove è andata la Waller. Non è andata da nessuna parte perché è si è stuccata. Anche l'attitudine anzi questo tipo di musica io non... Però vabbè, la produzione era fatta bene. Produzione strafiga, stavo scherzando. Il ritornello non era neanche. Allora, J-Ax poi, per sottolineare il fatto che ci sono totale cose delle genitori. E poi vedo, vado via da chi pensa di insegnarmi a vivere, della serie. Con i genitori, quindi mi allontano. Mi allontano da chi viene appunto in quel momento a dirmi cosa devo fare, cosa mangiare, no? Perché in realtà non credo che lui abbia la soluzione a quello che è il mio problema, che in quel momento sembra insormontabile. In realtà poi è semplicemente razionalizzare una situazione. Esatto, ma poi sono tutti quelli che sono fenomeni quando devono dare i consigli alla vita degli altri e poi la loro vita. Però non è neanche giusto far passare un messaggio del genere, perché molte volte chi ti cerca di spiegare è gente che ha passato determinate cose. E se io ti dico guarda che puoi superarlo questo momento perché anche io l'ho passato, è come quando mi dicono io mi sento deluso, ho 20 anni, non riesco a fare niente nella vita, e ti dico io a 35 anni inizio da vivere. Esatto. Quindi è sempre l'approccio, capito? Magari arriva quello e dice sì ma dai mangia e basta, e invece poi l'approccio che serve a una persona è quello che dice guarda che
ho scritto anche la canzoncina, capito? È sempre un discorso di approccio. Non pensi mai a cosa è giusto quando hai 20 anni. Non fumi e bevi, tanto c'hai la vita davanti. Questo parla ovviamente di quando, di come affronti determinate cose, che poi ti trovi a pagare gli errori di gioventù. Cos'è l'impegno? Non lo sai, tanto qua non so, non sbatti. Vuoi la rivoluzione? Sì, ma fatta dagli altri. Questa è anche una roba di impegno sociale. Esatto. Papà sì, che dov'è che ha sbagliato? Questo è ovviamente i genitori che non capiscono come sei. Vedi che qua già cambia assolutamente l'imprint. E qua parla proprio della famiglia. Il papà si chiede dove hai sbagliato, la mamma che non dorme perché è in angoscia, però tu non li vuoi sentire, ti chiudi col cellulare e la musica, quindi E non li puoi vedere, quindi e non hai la comunicazione in casa, quello che diciamo sempre in tanti video, abbiamo detto, raga, che parlate con i vostri genitori. Poi vabbè, c'è tutto il ritornello, tutto molto simile, perché in realtà è veramente, io l'ho vista come una canzone adolescenziale per l'adolescente, il target adolescenziale, servono perché è un periodo in cui magari anche una canzone che a te ti sembra banale, a tante persone può servire. No, io non ho detto che il testo sembra banale e scontato, io ho detto che l'attitudine della canzone, per come viene affrontata, per gusto personale la preferisco molto più hardcore che questa. Cioè io quando ascoltavo i Kafka avevano gli stessi testi, le stesse identiche tematiche, però in una, con un approccio molto più violento, rabbia. Qua sembra questa è una pacca sulla spalla, ecco quello che mi sembra questa canzone, è una pacca sulla spalla che purtroppo per attitudine personale non è quello di cui ho bisogno. Beh, a me sembrava più un abbraccio e un supporto della serie, hai ragione, è tutta una merda, però guarda che non sarà sempre così, e a volte uno non ha sempre bisogno delle ti devi impegnare! E non è che c'è un vademecum per tutti, ognuno ha bisogno della sua. No, però c'è un imprint di sensazione, a me questa roba qui, imprinting di sensazione, a me questa roba qua purtroppo mi dà l'effetto contrario, a te invece piace, quindi tu la faresti ascoltare a tutto il mondo, a me una roba del genere non è il mio modello di vita, cioè come come genitori che non danno i videogiochi o la televisione ai bambini, io darei i videogiochi e spiegherò che il videogioco è quella cosa, cioè c'è un modello di vita. Ma ti sto dicendo che non è tutta questa inutilità la canzone come dici tu, perché non sono tutti come noi. Allora, se è una reaction che parla di una cosa personale, per me è totalmente inutile, per te non è inutile, ci sarà una differenza. Sì, ma ti sto dicendo che chi deve usare questa canzone non sono l'usufruttore finale, non sono i coccodrilli neri. Per questo dicevo il target. Sono gli unicorni. Per questo all'inizio ti dicevo non capisco a che target viene. È proprio perché non capisci il target che non riesci a capire la canzone. Probabilmente. Raga, purtroppo la differenza delle persone è data anche da questo, il fatto che io sono una persona totalmente esterna a questo tipo di dinamiche di approccio, non dinamiche che ti succedono nella vita, di attitudine a questo tipo di affronto, e tu magari sei più vicino a questo tipo di attitudine. Ma no, perché semplicemente immaginati una comunità di ragazzi problematici. Certo, ogni ragazzo ha bisogno di una allora i professori che odiavi a scuola magari ti insegnavano una materia che a te ti piaceva, ma te la insegnavano male e li odiavi, e allora ogni ragazzo devi prenderlo in maniera diversa, a suo modo, capito? Certo. Quindi se la canzone magari è una cosa condivisibile, il testo, questa canzone non è stata per prendere i ragazzi come te, ma per altri ragazzi con un'altra sensibilità. Così, non mi aspetto da Mr. Rain e J-Ax una canzone in questa maniera, perché li vedo come attitudine differente. Me la sarei aspettata da Coro dell'Antoniani. È una sfaccettatura che non ti aspettavi, quindi ti hanno sorpreso. Ti hanno sorpreso. Hanno fatto la Wallera. Ti hanno sorpreso facendoti la Wallera. Ma minchia, se ne sorpreso. Che bomba! La canzone è verso per il figlio che mi ha sorpreso, dove mi metto a piangere ogni volta che l'ascolto, quello è una sorpresa. Ma è quello che è lo stesso mood. Proprio per niente. Però è lo stesso mood sensibile. Solo che questa è una sensibilità che tu non comprendi, perché tu in quel frangente la canzone per il figlio la senti, e in questo frangente tu hai bisogno di uno che ti dice no, ma fa***o, ribellati, mentre per il figlio l'hai sentita, invece ha usato la stessa cosa. Non l'ho sentito uguale per tante cose, per le cose tecniche, per il livello di produzione della base, per la voce che viene utilizzata, per il ritornello fatto in quella maniera, anche la guarda, quella era molto più personale, certamente, quindi qua sta parlando, è totalmente diverso. No, non è totalmente diverso. L'approccio, ti sto dicendo, è simile perché è sentimentale. Non lo so, raga, io personalmente non la sento
detto così, tu sì, va bene. Ragazzi, comunque una bellissima analisi. Vedo che ci sono due mondi differenti che affrontano. Ma è giusto, perché la musica. Oh, senza niente togliere il testo no, è bellissimo il testo. Questo è per dirvi che la musica non può mettere d'accordo tutti, perché chi l'ascolta ha storie, sensazioni e mentalità diverse, e quindi è personale. Ci possono essere anche più analisi. Non è che la mia è sbagliata, la sua è giusta o viceversa. Sono analisi. Di una canzone che ascolti e discuti della musica. Questo per dirvi, ragazzi, ascoltatevi la musica che vi piace e non cagare il cazzo a chi non gli piace. Per dire. Ciao, Aglia!